Ciao a tutti, nuovo video. Oggi volevo parlarvi delle mini taglie che ho provato in questo periodo. Vi avevo già detto che avrei fatto questo video nel video dei campioncini e delle creme viso perché appunto volevo parlarvene una volta terminate. Non le ho esattamente terminate, ma ho deciso di acquistare la nuova crema nei prossimi giorni e quindi inizierò a usarla perché queste creme qui che sto usando non mi bastano per avere una buona idratazione tutto il giorno o tutta la notte. Adesso poi hanno messo che comunque in settimana le temperature si abbasseranno, quindi la mia pelle avrà ancora più bisogno di essere idratata. E qui ho deciso appunto di fare l'ordine, acquistare la nuova crema e parlarvi intanto di queste perché le ho usate da sole e quindi riesco a darvi insomma la mia opinione. Non, poi le continuerò a utilizzare ovviamente quando comunque userò l'altra crema, magari alternate, però appunto con un'altra crema più nutriente da utilizzare insieme. È normale che il risultato è un po' diverso, mentre usate da sole vi posso dire come le ho trovate. Allora, le creme in questione sono le due creme che vi avevo fatto vedere, le due mini taglie del dottor Hauschka, che sono queste. Tutte e due avevano la confezione in carta, questa ce l'ho solamente il tubetto, poi vi dirò perché, e le avevo acquistate al negozio qui di Riccione Mamma Bio e ve l'avevo fatta vedere nel video degli acquisti bio in negozio. Allora, le due creme sono questa che è il fluido, no, dov'è? Questa qui che è il fluido idratante per il giorno e gliel'avevo data mia mamma perché siccome lei ha sempre cioè una pelle particolarmente idratata già di suo e le servono creme molto leggere, non troppo corpose, a differenza mia che invece preferisco creme un po' più consistenti, lei veramente deve sempre usare creme leggere perché sennò poi finiscono a me perché lasciano la pelle unta, oleosa, insomma, non vanno bene. Questa la usata qualche volta, ma anche questa qui per lei non va bene, quindi l'ha data a me. Allora, come crema si presenta in modo molto liquido, infatti la cosa a me non è che piaccia particolarmente. Ha una consistenza così, vedete, è giallina e è liquida, infatti vedete che subito scende. Ha un profumo, vediamo di cosa sa. Un po' forte come profumo, però passa subito. A me sembra un po' un profumo tipo di yogurt, yogurt agli agrumi. Una cosa un po' strana, non lo so, sì, un profumo tra il fiorito e il profumo di yogurt. Boh, questa è la mia interpretazione del profumo. Comunque la crema è questa qui che se ne sta andando in giro per la mano. Rimane leggermente oleosa, ma vedete anche particolarmente liquida. Si assorbe anche bene perché comunque in un attimo viene assorbita. È questa qua. Non lascia la pelle particolarmente unta, almeno non la mia che comunque è normale, tende ad essere secca in questo periodo. Si assorbe bene, lascia la pelle morbida, ma non particolarmente. Sì, come una crema appunto a cui avete appena applicato la crema, cioè come una pelle a cui avete appena applicato la crema. Non so se ho detto come una crema a cui avete appena applicato la crema, ho l'impressione di sì. Comunque lo stesso, lascia la pelle appunto morbida, ma non particolarmente rimpolpata, particolarmente tesa, no. Devo dire che io l'ho usata sia da sola sia con il siero. Con il siero ovviamente è un po' più idratante, però non mi ha lasciato la pelle bella idratata per tutto il giorno. Dopo un po' di ore ho iniziato a sentire la pelle leggermente che tirava. Niente di particolare, però non una pelle bella idratata fino a sera. In più la consistenza non mi piace particolarmente perché è leggermente untuosetta e liquida e no, non mi ha convinta, devo dire che non penso proprio di acquistarla in futuro, no. Mentre la sorellina è questa qui e è la crema alla cotogna. La crema alla cotogna è indicata per il giorno, è una crema idratante che viene consigliata come crema appunto da giorno perché crea come un film sulla pelle per proteggerla dagli agenti esterni, dallo smog e quindi ha come un'azione protettiva.
È questa, sempre anche lei sul giallino, molto più compatta, vedete, è simil pomata. Questa ha una profumazione di limone, agrumata direi. Sì, anche questa è abbastanza forte, ma non troppo persistente. La consistenza è questa, è compatta, ma anche lei si spalma bene e si assorbe bene. A differenza della creme, del fluido idratante, questa lascia la pelle molto più idratata e molto più compatta. Si sente proprio che crea come una pellicola, che crea come una protezione sulla pelle. E questa cosa mi piace parecchio, soprattutto per la stagione autunno-inverno. Devo dire che ho pensato già dai primi utilizzi che avrei potuto acquistare questa crema, come appunto mia prossima crema, per il viso. Però, andando avanti con gli utilizzi, poi ho un po' cambiato idea, proprio per la sua, caratteristica principale, quindi questo fatto di creare un po' un film sul viso. Io al momento, visto che ho finito tutte le creme viso, non ho una crema da usare per la notte. Ovviamente questa, creando questo film, è più adatta se uscite, insomma, per il giorno, soprattutto poi se state magari in città con molto traffico, con molto smog, è veramente perfetta. Io al momento non volevo prendere due creme, quindi una per il giorno e una per la notte. E non mi sembra ovviamente l'acquisto ideale questa, perché questa qui la potrei usare per il giorno ma non per la sera, visto che crea questa barriera sulla pelle e la notte è meglio lasciare riposare la pelle. Quindi non l'acquisterò per il momento, però la terrò sicuramente presente perché se mi troverò bene con una crema da usare per la notte, se troverò appunto una crema destinata a quell'uso, per il giorno finché sarà freddo, questa qui mi potrebbe piacere parecchio, potrei acquistarla. Mi sembra che costi tra i 16 e i 18 euro per 30 ml, non è pochissimo, non è neanche tantissimo, però ripeto, potendola usare solamente di giorno, la cosa un po' è limitante perché serve poi avere ovviamente un'altra crema per la notte. Vi devo dire appunto che sì, l'unica cosa che non me la fa acquistare al momento è questa, perché altrimenti l'avrei provata per usarla per un po' di tempo, insomma, quotidianamente come mia crema viso. Sì, su questa direi che le cose da dirvi sono queste. Mi piace tantissimo come lascia la pelle, veramente bella compatta, l'azione un po' rimpolpante, si sente, la pelle è bella tesa, bella idratata, mi piace parecchio. Ripeto, da usare di giorno, perciò non la sto usando cioè sia mattina sia la sera, è per questo che non l'ho ancora finita, perché la sera preferisco lasciare respirare la pelle. Quindi cosa sto facendo la sera a questo periodo? Sto usando l'altra mini taglia. L'altra mini taglia è questa che l'avevo fatta vedere nel kit di Caudalie, nel video delle idee regalo Caudalie. Questa qui è la crema sorbetto idratante per pelli sensibili. Allora, come avevo detto anche nel video, mi sembra, non mi aspettavo chissà che da questa crema, perché comunque essendo una crema sorbetto era ovvio che sarebbe stata una crema piuttosto leggera. Devo dire che come consistenza mi aspettavo, che fosse ancora più liquida. Non mi aspettavo così liquida quella del Dr. Hauschka, mi aspettavo più liquida questa, invece come vedete è una crema abbastanza compatta, è anche un po' granulosa come texture, però è una crema leggera, quindi in un secondo si spalma e in un secondo si assorbe. È una crema veramente leggera, abbastanza idratante, devo dire che anche in questi giorni, quando l'ho usata, anche per la notte, al mattino non mi sono risvegliata con la pelle secca. Però neanche con una pelle, insomma, perfettamente idratata. Diciamo che mi dà una media idratazione. L'ho usata anche con il siero e ovviamente la cosa un po' è migliorata, però devo metterne parecchia, non devo metterne più del dovuto per riuscire comunque a avere una buona idratazione. Perciò la trovo perfetta per la stagione più calda, quindi per la primavera e per l'estate. Ovviamente bisognerebbe vedere se usata col caldo la pelle poi la rigetta oppure no, però potrebbe essere una buona crema per l'estate. Il profumo è molto fresco. Sì, a me sembra un po' di sapone, ma tantissime creme a me sembra che sappiano di sapone, non lo so perché.
Però è un profumo fresco, non particolarmente persistente, non dà fastidio, leggero, leggera come la crema, e leggero anche il profumo. Quindi, ripeto, tra queste tre creme in Minitalia, che finirò ovviamente di usare nei prossimi giorni, alternate alla crema che acquisterò, quella che mi è piaciuta di più è la crema Lacco Toni del dottor Hauschka. Che probabilmente potrei ricomprare. Adesso dovrò vedere quanto mi durerà la prossima crema, perché ho visto che di solito io ci faccio 2-3 mesi. Dipende se la uso tutto il giorno, cioè sia giorno che sera, oppure se la uso solamente di giorno. Perciò, iniziando adesso, comunque gennaio, febbraio, marzo, ancora per marzo potrei utilizzare una crema un po' più corposetta. Però, non lo so, dovrò veramente vedere come. Quanto insomma userò la crema che andrò a acquistare. Per il prossimo, se magari appunto andrò più in là e quindi arriverò pienamente in primavera e preferirò magari una cosa un po' più leggera piuttosto di quella alla cotogna, per il prossimo autunno potrei veramente pensare di acquistarla, perché per il giorno secondo me è una crema ottima e per il mio tipo di pelle può essere veramente valida. Le altre due, no, vabbè, il fluido proprio no, cioè non lo acquisterei sicuramente. Mentre quella, la crema sorbetto di Caudalie per l'estate, potrei farci un pensierino. Direi che. Ah, poi però c'è il problema che in questa mi sa che non c'è l'SPF. Eh no. E quindi salta, perché poi d'estate vorrei una crema cioè preferisco una crema con la protezione. E quindi questa qui mi sa che rimarrà in Italia. E basta, perché d'inverno è troppo leggera ed estate non ha la protezione, quindi no. Perciò diciamo che tra le tre salvo solamente la crema alla cotogna come possibile acquisto per il futuro. Direi che ho detto tutto, fatemi sapere voi se avete provato questi prodotti, come sempre, fatemi sapere se avete altri consigli, lasciatemi tutto nei commenti e poi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Grazie per aver guardato questo. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo alla prossima. Mua! Ciao!